Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. In queste settimane sono uscite veramente tantissime evoluzioni che tuttora tengono banco all'interno della community di FC24 perché ti danno la possibilità di andare ad evolvere dei giocatori che diventano fenomenali, alcuni però solo all'apparenza. Quindi oggi in questo video, visto che a causa delle feste natalizie e di un setup che avevo un po' arrangiato in corridoio a casa vecchia, non sono riuscito a parlarvi per bene di queste carte qui, oggi ci andiamo a fare un bel riassuntone di quali sono le migliori evoluzioni secondo me ad oggi da andarsi a portare a casa prima dell'uscita dei Toti di quest'anno. Prima di andare a parlare dei giocatori voglio farvi due premesse. La prima riguarda il miglior sito in assoluto per quanto riguarda la gestione delle evoluzioni, ovvero FUT.gg. Mi stanno minimamente pagando per dire queste cose, ma raga, è un tool incredibile. Vi permette di poter monitorare e controllare tutto quanto al minimo dettaglio. Prendiamo ad esempio Renato Sanchez, il primo giocatore che mi viene in mente. Andiamo su quella che è la sua schermata, diciamo stile FUTBIN al quale siamo abituati. Schiacciamo poi nella tab delle evoluzioni e vedete che qui ci fa vedere tutte le possibili sfide che è possibile completare con Renato Sanchez per aumentare il suo overall e il suo rendimento in game. Un altro elemento importantissimo all'interno di questa pagina è la tab dei filtri, perché ad esempio andando a schiacciare su Hide Expired Evolution è possibile andare a rimuovere tutte le sfide evolutive che sono scadute. Infatti Renato Sanchez al momento non lo possiamo più evolvere perché è tutto finito. Quindi FUT.gg, posto ideale in assoluto per quanto riguarda il controllo delle evoluzioni. La seconda premessa riguarda il fatto che questa feature introdotta quest'anno secondo me è devastante perché ci permette di poter far salire di valore e far salire anche di rendimento dunque alcuni giocatori che mai avremmo pensato di poter utilizzare. Quindi va bene andare ogni tanto ad evolvere il giocatore meta, va bene andare a ricercare il giocatore che rende di più come ad esempio è stato quello Llorente che era praticamente un must have, ma in questo caso io andrei a evitare di fare sempre queste scelte qui. Andatevi a divertire, andatevi a fare magari la vostra squadra del cuore full evoluta, andatevi ad evolvere il vostro beniamino che avete adocchiato dalla versione argento e lo volete far diventare a fine anno un Tots, un Toti. Quindi cercate anche di divertirvi, andate a scovare qualche piccolo talento che a mani bassissime fidate trovate e alle volte vi dà anche molta più soddisfazione rispetto ai giocatori più diffusi. Addentriamoci adesso in quello che è il mondo delle evoluzioni uscite praticamente durante le festività natalizie, perché ne sono uscite veramente tante e davvero valide perché vanno a provocare degli upgrade veramente notevoli nella stragrande maggioranza dei giocatori. Una di queste è sicuramente la Peps Legacy, una sfida che è possibile andare a fare sui terzini sinistri e che costa 350 FC Points o 75.000 crediti. Su tutti i giocatori che diciamo vi vado a mostrare a breve, il ragionamento che dovete fare è il costo della sfida più ovviamente il pagamento della carta che nel 99.9% dei casi è al cap, ovvero al suo massimo prezzo e va anche sniperata perché sono tutte quante carte super ricercate e quindi estinte. Non c'è questa grandissima disponibilità sul mercato a causa dell'altissima domanda e della limitata offerta. Quindi sulla Peps Legacy noi andiamo a provocare veramente dei giganteschi aumenti statistici e in più portiamo a casa anche un playstyle plus molto interessante che è quello del passaggio filtrante. I giocatori notevoli all'interno di questa Evo sono veramente diversi. Partiamo da Federico Di Marco, un giocatore che prendendo la sua versione IF diventa 91, arrivando a più 1 di velocità, più 4 di tiro, più 8 di passaggio, più 5 di dribbling, più 2 di difesa e più 2 di fisico. Prende anche 4 skill e 4 piede debole, il work rate rimane invariato e può fare ovviamente l'asa, può fare il terzino sinistro, l'esterno e il difensore centrale. Tante domande mi avete fatto su questo Di Marco perché vi fate un po' ingolosire dal fatto che sia bello veloce e mi chiedete se può giocare DC. Onestamente io non sono un grande fan di snaturare troppo queste carte perché comunque Di Marco è un giocatore di 1,75 m. Un difensore di 1,75 m potrebbe far fatica contro gli attaccanti un po' più fisici, soprattutto quest'anno che il playstyle del colpo aereo plus fa veramente tanto la differenza. Quindi per me Di Marco, se voi volete andarlo a sbloccare come terzino che vi fa bene le doppie fasi, quindi attacca e difende, anche se questo attacca leggermente peggio di come difende, e avete anche soprattutto una serie A visto che è molto più facile ibridarlo, Di Marco per me, anche se siete banalmente interisti e volete replicare la squadra che è arrivata in finale l'anno scorso, è un'ottima scelta.
tanto bene o male ve lo riuscite a portare a casa più o meno con un centello, e questa è una carta che forse sugli 70-80 mila crediti sul mercato ci costerebbe senza alcun tipo di problema. Un altro giocatore super chiacchierato è Joao Cancelo. Ovviamente lo conosciamo perfettamente, con questa evoluzione diventa detonante perché prende anche il 5 skill e il 5 di piede debole. Permane però un grande problema su questa versione, ovvero l'alto di work rate in fase offensiva e il basso in fase difensiva. Questo per me è un grave deficit su questa carta, e non dico che lo rendo inutilizzabile, ma lo rende un po' deficitario in fase difensiva se lo vogliamo andare a utilizzare da terzino. Motivo per il quale io vi dico: sbloccatevi questo Cancelo, ma nel momento in cui avete bisogno di una mezzala, ovvero di un centrocampista molto tecnico, svincolato un po' da quelli che sono compiti difensivi. Poi chiaramente la comodità di questo Cancelo è che è bravo a difendere quando magari selezionato, e andandolo a giocare in un centrocampo a 3 come può essere un rombo, un 4-3-2-1, fa veramente la sua sporchissima figura. Gli mettete uno un po' più difensivo e uno sempre box to box che dà comunque una mano, e lui lo sfruttate per rovesciare e ribaltare l'azione, vi dà veramente una grandissima gioia nell'andarlo ad utilizzare. Quindi Cancelo sì, ma giocato a centrocampo in un centrocampo a 3. Altro giocatore che io non andrei ad utilizzare in quello che è il suo ruolo, ovvero visto sulla carta, è David Alaba. David Alaba, al quale è possibile fare sia prima la Team of the Week upgrade e poi la Peps Legacy portandolo a 93, ma anche banalmente solo la Peps Legacy portandolo a 91. Avrebbe semplicemente un meno 2 di velocità, un meno 2 di tiro, un meno 3 di passaggio, meno 3 di dribbling, meno 2 di difesa e meno 2 di fisico, che sono comunque dei parametri un po' altini, ma se vi volete risparmiare una sfida o comunque banalmente volete fare magari direttamente l'evoluzione di quell'oro senza prendere l'if, potete tranquillamente procedere. Questo giocatore qua, vi dicevo, può fare il difensore centrale e il terzino sinistro. Il terzino sinistro, sinceramente, eviterei di andarlo a farglielo fare perché è un po' troppo lento. 83 di velocità non è il massimo della vita. È anche un giocatore che comunque, se noi andiamo a vedere all'interno di quelle che sono le sue statistiche interne alla carta, il nostro Alaba presenta 1,80 m di altezza, che per un terzino non è affatto poco, però questa sua fisicità io preferirei andarla a sfruttare in un altro ruolo. Qual è questo ruolo? È quello di centrocampista. Centrocampista in questo caso che può essere sì la mezzala di cui vi parlavo in precedenza, anche con compiti un po' più difensivi, ma soprattutto può essere il centrocampista di un centrocampo a 2, al quale magari gli schieriamo sia uno un po' più difensivo se vogliamo usare Alaba maggiormente in fase di impostazione, ma anche uno un po' più offensivo, magari alla De Jong, se vogliamo utilizzare questo Alaba in maniera un po' più conservativa, anche perché il work rate è anche un ottimo work rate, normale alto, normale in fase offensiva e alto invece in fase difensiva. Quindi Alaba sì, ma anche lui se magari mi fate uno switch andandomelo a portare a centrocampo. Un altro giocatore di cui si è parlato ovviamente in maniera incredibile è Johan Capdevilla, che con questa evoluzione ci va un po' a ricordare, no, quella che è stata la sua versione speciale Marvel dell'anno scorso, ed è un giocatore di assoluto rispetto. Anche qui 4 skill, 5 piede debole, si prende il playstyle plus del passaggio filtrante e arriva ad essere un Gullit Gang con tutte le stats sopra l'80. Questo qui è un terzino che io vi dico di andare a sbloccare nel momento in cui voi avete uno stile di gioco un po' più conservativo. Che cosa vuol dire? Vi piace il terzino che rimane bloccato dietro, perché questo Capdevilla dà il meglio di sé quando si tratta di dover difendere. Ha un grande body type, tira delle spallate impressionanti ai suoi avversari e si fa sentire veramente tanto. Quando invece c'è da dover ribaltare l'azione, dover fare l'azione offensiva, partire palla al piede, vista la sua poca agilità e il suo body type importante, un po' di fatica la fa. Per cui se vi serve un terzino difensivo, lui al momento, per come la vedo io, è uno dei migliori, visto che si fa sentire tanto, come vi dicevo, e comunque non costa neanche tantissimo rispetto magari ai Mendy che sono usciti, Dinastia eccetera eccetera, anche Teo, che sono veramente molto più costosi. Passiamo ad un'altra evoluzione, ovvero la Finisher 1 o 2, una sfida che costa 100.000 crediti o 500 FC Points e ci permette di poter andare ad evolvere un giocatore con massimo 86 di overall, che non faccia il CM e che sia un esterno destro.
In questo caso abbiamo una serie di carte che diventano veramente molto interessanti. La prima di cui voglio parlare è Malen. A Malen però non dobbiamo fare solo la finisher 1-2 perché è uno di quelli che va concatenato. Cosa significa? Noi partendo dalla carta oro andiamo a fare la sfida FC Founders 2 e dopodiché la upgrade. Se siete FC Founder di FC24, ovvero avete giocato prima del 1 novembre, avete ricevuto queste sfide poco tempo fa. E poi dalla versione 86 passiamo alla versione 89, andando a creare dunque un mostro da laboratorio con 5 skill e 5 di piede debole, il tratto della Trivela Plus che è veramente forte al pari del tiro a giro, 95 di velocità, 89 di tiro, 84 di passaggio, 93 di dribbling, 35 di difesa e 80 di fisico. E può fare anche l'attaccante centrale. Ovviamente la scomodità di questo Malen è leggermente la sua ibridabilità, essendo olandese di Borussia Dortmund della Bundesliga, però questo è un giocatore di assoluto rispetto, un bel body type importante che se giocato in fascia vi garantisce dei bei speed boost col doppio passo, ed è proprio quello il ruolo nel quale io andrei ad utilizzare questo Malen, visto che grazie al suo playstyle vi permette anche di poter rientrare e spammare trivele che, ripeto, soprattutto con il timed finishing sono veramente molto efficaci. Quindi da esterno sì, da punta, perché visto il suo body type, vi dicevo, palla al piede risulta un po' macchinoso all'interno dell'area di rigore, preferisco giocatori un po' più agilotti, anche se comunque il 5 di skill guadagnato gli dà una grossa mano. Altro giocatore molto interessante per questa evoluzione, sempre stesso discorso, partendo con una combo, ovvero dalla Founders 2 e poi quell'upgrade per poi finire con la finisher, è Felipe Anderson. Per quale motivo Felipe Anderson? Clamoroso a mio modesto modo di vedere, 88 di overall con la possibilità di fare esterno e attaccante destro, la punta, anche lui diventa 5-5 e il work rate è alto alto, questo significa che lui potete schierarlo anche da mezzala offensiva in un 4-3-2-1. L'esterno si muove benissimo, fa bene anche la punta in un attacco a 2 e per me, anche in ottica di ibridabilità, è perfetto. Se avete una Serie A, io credo che prima dei Tots, non è neanche detto, un esterno così forte per il nostro campionato non lo vedremo mai. Anche in questo caso, per me, il ruolo consigliato è assolutamente quello dell'esterno destro per spalmare le trivele e Felippetto è un giocatore che mi ha veramente colpito quando ho visto che diventava così forte. Altra evoluzione simile alla finisher è quella del cut inside, ovvero una sfida all'interno della quale andiamo a prendere un giocatore sempre esterno destro alla destra con overall massimo 85 e questa sfida costa 100.000 crediti o 500 FC points. Il giocatore che più mi piace all'interno di questa è Anthony, che diventa 5 skill 4 piede debole, anche in questo caso alto alto di work rate, quindi anche la possibilità di andarmelo a giocare tranquillamente anche da trequartista oltre che da mezzala, visto che lui il CF lo fa, 89 di tiro, 88 di velocità, 84 passaggio, 93 di dribbling, 80 di fisico, vero è che lo andate a pagare più o meno sui 200.000 crediti, però considerando la possibilità di poter giocare dietro le punte in un ruolo in cui c'è veramente una carenza incredibile di trequartisti, secondo me questo Anthony lo fa, e lo fa e come, quindi io ve lo straconsiglio, più lui dei vari Neres eccetera di cui si è chiacchierato tantissimo. Un'altra evoluzione molto carina è Laika Rock, che ci permette di poter trasformare questo giocatorino qui in questo mostro. Romeo Lavia, centrocampista belga del Chelsea, che andando a concatenare con l'evoluzione crescita improvvisa, andiamo a praticamente avere un centrocampista difensivo clamoroso, con normale in work rate offensivo, alto in difensivo, 3-3, 81 di velocità, 81 di passaggio, 88 di dribbling, 90 di difesa e 88 di fisico. Io questo l'ho provato recentemente e credetemi, mettetevi a perdere un po' di tempo per sniperarlo, perché questo anche da super sub è veramente un giocatore speciale e secondo me avrà anche la possibilità di poter essere rievoluto più avanti come tanti di questi giocatori. Infine chiudiamo con Mantieni l'equilibrio, chiaramente una sfida che ci permette di poter evolvere giocatori non difensori centrali di overall massimo 85, costa 75.000 crediti o 350 FC points e ve ne parlo per quale motivo? Ragazzi miei, perché c'è Kyle Walker,
il terzino destro difensivo più forte del gioco. E anche qua vi dico, perché difensivo? Perché la domanda che tante volte mi è stata posta è: ma tema Walker o Llorente? Ebbene, qua subentra il vostro stile di gioco. Se amate terzini da sbloccare, il mio consiglio ricade sempre su Llorente. Eclettico, body type più snello, palla al piede molto più agile rispetto a questo Walker, che tuttavia quando deve ribaltare l'azione non disdegna anche delle ampie falcate grazie al razzetto. Però questo Walker in fase difensiva lo sentite molto molto di più rispetto a Llorente, per cui se preferite il terzino bloccato che sta lì e prende a badilate tutti quelli che gli rompono le scatole per recuperare palla, lui è l'uomo giusto. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti quali giocatori siete andati ad evolvere e soprattutto quali giocatori invece di questi avreste magari voluto sbloccare qualora avete avuto delle indecisioni. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao!